Oggi 26 novembre 2016, inaugurazione della Casa Albergo Protetta San Padre Pio, qui in Acquaviva, Platani. Con noi abbiamo l'amministratrice. Facciamo parlare lei. Buongiorno, oggi c'è l'apertura di questa grande struttura che è la Casa Albergo Protetta San Padre Pio. È una struttura albergo, come lo stesso nome ci indica, perché il livello qualitativo che vogliamo offrire è molto alto. Non si tratta di un ricovero per anziani, ma di un albergo per persone che magari da sole vogliono venire a vivere qui con noi. È una struttura molto ampia, sono 3.000 metri quadri, ci sono degli ampi spazi verdi dove gli anziani potranno passare il loro tempo libero fuori, ma anche dei giardini dove potranno coltivare le loro verdure piuttosto che la frutta. E poi all'interno ci sono 45 stanze con 65 posti letto, quindi la possibilità di scegliere di prendere una camera singola piuttosto che una doppia o una tripla. All'interno ogni letto è dotato di strutture di sicurezza, nonché di chiamata di soccorso, ma anche del circuito dell'ossigeno. Ci sono anche una palestra e una cappella dove i nostri anziani si possono riunire per pregare e per stare insieme, ma anche e soprattutto una forte collaborazione con le associazioni sia di Acquaviva che dei paesi limitrofi per far passare a loro il tempo nel miglior modo possibile. Quindi l'obiettivo fondamentale è quello di allietare le loro giornate creando quella che può essere definita una famiglia, molto in grande ma pur sempre una famiglia. La struttura, ecco, quante anziani possono trovare posto qui in questa struttura? Il numero degli anziani? Il massimo della ricettività è di 65 persone. Come spiegavo poco fa, possono scegliere di avere una camera singola piuttosto che doppia o tripla. È una scelta personale sulla base naturalmente delle loro esigenze piuttosto che di come sono abituati a vivere. C'è ampio spazio di scelta per loro. Allora, vogliamo fare un giro attraverso l'interno di questa struttura, di questa casa albergo protetta San Padre Pio? Prego, accomodiamoci. Questa naturalmente è la hall, da dove ci sarà l'ingresso sia dei visitatori che delle persone che dovranno essere nostri ospiti. Poi ci accomodiamo e vedremo le diverse stanze. Ci accomodiamo nella prima stanza, che però è al buio. Un attimo, ci vediamo. Prego, accomodiamoci. Qui abbiamo per esempio una stanza doppia, quindi la possibilità per coloro che vorranno naturalmente avere compagnia, la possibilità di vivere con un'altra persona. Naturalmente ci sono gli armadi per entrambi, il televisore perché saranno presenti in tutte le camere e poi sempre all'interno di ogni singola camera abbiamo il bagno privato dotato di doccia. Questo è l'esempio di una stanza doppia. Vediamo adesso, questo è il lungo corridoio che ci porta poi negli spazi comuni. Tutte le porte che voi vedete sono in realtà delle stanze. Ci accomodiamo invece da questa parte, dove abbiamo invece una stanza tripla. Quindi tre letti dotati di tutti i comfort e anche qui il bagno, sempre in camera, con i servizi. Le stanze sono arredate tutte nella stessa maniera, quindi magari facendo una passeggiata ci accomodiamo dove c'è la sala mensa, che oggi sarà adibita a sala banchetto per gli ospiti che ci allieteranno della loro presenza e che
che poi servirà per naturalmente i nostri ospiti, non solo per il pranzo, ma anche per passare insieme le ore da questa parte, le ore diciamo libere, al posto di stare da soli in camera, potranno stare qua all'interno. Anche qui ci sono i televisori, ci sono molti tavoli proprio per questo motivo, per farli stare in compagnia. E poi da questa parte abbiamo anche i terrazzi e già i divanetti che diciamo serviranno proprio per fargli passare magari il tempo all'aria aperta, visto che qui il panorama ci aiuta molto, c'è molta aria aperta. Una struttura, ecco, in paese, è limitrofa al paese, non è isolata. No, assolutamente. La nostra idea è proprio questa, di non farla stare isolata dal resto del paese, ma dobbiamo essere integrati, cioè deve essere una quantità di persone integrate all'interno del paese di Acquaviva Pratani, perché le persone di Acquaviva Pratani abbiamo scoperto essere persone di grande cuore, che tengono particolarmente a questa struttura, quindi ci auguriamo che nel momento in cui sarà riempita di ospiti, questi ospiti saranno considerati da loro come dei loro compaesani. Ecco, continuiamo il nostro giro, vediamo dove ci porta l'amministratrice. Adesso vediamo la cappella, perché oltre, come dicevo, a tutte le stanze, tra gli spazi comuni abbiamo anche una cappella dove i nostri ospiti potranno riunirsi in preghiera, sia da soli che con la presenza del parroco, che ci ha assicurato naturalmente il suo appoggio e la sua presenza. Continuiamo il giro per farvi vedere quanto la struttura è in grande, perché gli spazi sono proprio immensi, tra l'altro strutturata su due piani, quindi il piano superiore è grande tanto quanto questo, quindi tutte queste sono tutte delle camere per i nostri ospiti. Al piano di sotto poi ci sono, diciamo, i locali tecnici, se così si può dire, perché sotto ci sono le cucine, abbiamo una grossa cucina industriale dove delle persone che sono qualificate, saranno degli chef veri e propri, prepareranno da mangiare per i nostri ospiti, quindi ci saranno i menù, per così dire, fissi per tutti coloro che non hanno problemi particolari di alimentazione, e poi i menù personalizzati per gli ospiti che hanno delle esigenze naturalmente particolari. Sempre al piano di sotto poi ci sarà una palestra adibita con degli strumenti che garantiranno la possibilità di fare fisioterapia, ma anche per passare del tempo, magari per fare un poco di allenamento, per tenersi un po' in forma, per coloro naturalmente che lo vorranno fare. Una struttura completa dunque. Molto completa. Diciamo che il nostro obiettivo è quello ogni giorno di garantire un'attività diversa ai nostri ospiti, in maniera tale che questo non sia un ricovero, ma sia veramente il centro della loro vita. Per noi devono essere il centro di tutta la nostra attività, quindi noi lavoreremo ogni giorno per assicurare loro il massimo della qualità di vita. Su questa struttura voi avete fatto una scommessa? Sì, molto grande. Consideri che noi lavoriamo su questa struttura da più di un anno e mezzo quasi. Tra l'altro l'abbiamo ristrutturata tutta perché l'abbiamo trovata in totale stato di abbandono, quindi è stato, diciamo, lavoro nostro portarla di nuovo a questo livello con tutti gli arredi e con tutte le opere strutturali che sono state fatte, perché comunque consideri che è stata una struttura chiusa per moltissimo tempo, quindi abbiamo dovuto investire molto sia a livello economico che a livello umano, di lavoro e di impegno, sacrificio tutti i giorni da un anno a questa parte. E qui siamo, ecco, si può dire terrazzino, questo ambiente? Sì, un piccolo terrazzino che serve per far passare loro il tempo all'aria aperta. Qua c'è l'aria molto fresca e anche pulita. Anche perché qua alle spalle c'è la sala mensa, quindi loro il soggiorno, quindi possono uscire dopo pranzo e mettersi qua.
E intanto la gente va arrivando qui sul luogo dove ci sarà l'inaugurazione della casa albergo protetta, inaugurazione che avverrà fra un po'. La gente vorrà vedere questa struttura che si presenta grande. E che è curiosa di visitarla, intanto è presente a questa inaugurazione tanti accoglienti e non solo, anche il sindaco di Sutera Giuseppe Grizzanti. E c'è presente anche la stampa. Sindaco Grizzanti, fra poco l'inaugurazione di questa struttura ad Acquaviva Platani. Ecco, si tratta di casa albergo protetta. Cosa possiamo dire? Che io faccio i complimenti all'amministrazione comunale di Acquaviva e al sindaco Caruso, con il quale mi lega un rapporto di amicizia personale, per aver pensato e aver realizzato e quindi oggi inaugurare questa bellissima struttura, perché oggi la società nostra, che in cui la percentuale di anziani è altissima, ha necessità che in questi posti come i nostri nascano delle strutture di questo tipo, per dare la possibilità anche a noi, quando ormai insomma, gli anni passano, di poter avere come essere accuditi, perché oggi quella possibilità di accudimento di anziani di tipo familiare, come eravamo abituati, diventa più difficile, perché la società è strutturata in una maniera completamente diversa, per cui oggi che ben vengano le strutture di questo tipo. Sono, penso, d'obbligo i complimenti agli imprenditori che hanno deciso di venire ad investire in questa parte della provincia, mettendo in piedi una struttura grandissima, bellissima, che penso non sia mai stata aperta al pubblico. È una grande opportunità di assistenza, ma anche di economia per il territorio, perché porterà, immagino, tanta economia diretta e indiretta per un paese di 200 abitanti. In tutta franchezza, vengono a Acquaviva un sacco di tempo, ma non avevo mai fatto caso a questa struttura così bella e grande, una delle tante cattedrali del deserto di questo territorio, che però per fortuna vengono aperte grazie alla vedutezza dei privati che vengono a investire, e dell'amministrazione comunale che ha trovato il meccanismo come poter attrarre questi. Possiamo auspicare che l'assessore regionale ogni tanto farà una visita agli anziani che saranno più ospiti. Ma non solo faremo visita agli ospiti, ma siccome stiamo per definire la rete dell'integrazione sociosanitaria, faremo i decreti attuativi, troveremo sicuramente un modo come poter attenzionare questa struttura, che è l'unica di questo territorio. Una parola su questa rete che avete. Ma è un provvedimento su cui la Sicilia era indietro di tanti anni, e siamo riusciti nel giro di pochi mesi, insieme all'assessore Cucciardi, a definirla. La bozza è stata approvata già in commissione, a breve faremo i decreti attuativi, consentirà di eliminare gli sprechi, le duplicazioni e dare assistenza sociosanitaria a chi ne ha bisogno e cura medica invece a chi ha bisogno di cura medica. Quindi eviteremo i ricoveri
lunghi nei reparti non necessari, ma finita la fase acuta li trasferiamo nelle strutture di assistenza sociosanitaria, e questa secondo me potrebbe diventare una di queste strutture che potrebbe accogliere i malati lungo tempo. Potrebbe aprire convenzione, insomma, per farmi capire. Possiamo provarci, è una delle cose su cui stiamo lavorando. Grazie Giorgio. Ma io perché stavo facendo tutte queste cose? Mi sto facendo senza...